Un congresso costituente a cosa ci serve? Ma ci serve a ritrovare una speranza. A un certo punto abbiamo sentito l'esigenza di chiedere a questo partito un cambiamento. Se non abbiamo chiaro chi vogliamo rappresentare, oppure se vogliamo convincere di essere in grado di essere tutto e il contrario di tutto, va a finire che poi non rappresenti più nessuno. Oggi è il momento di usare questo congresso per scegliere una linea politica chiara, un'identità politica comprensibile. Quella che proponiamo noi è una nuova sinistra che affronti i problemi di questo nuovo tempo, che sono particolarmente complessi, ma che sia insieme anche ecologista e, dico di più, anche femminista. Ne abbiamo bisogno quando al governo c'è una prima presidente del Consiglio donna che, anziché aiutare tutte le altre donne, le colpisce sulle pensioni e le discrimina a seconda del numero dei figli. Se Giorgia Meloni vuole davvero aiutare le donne in questo paese, potrebbe fare come hanno fatto in Spagna, un congedo paritario pienamente retribuito di 3 mesi non trasferibile, perché quella sì che è una misura che aiuta le donne e soprattutto aiuta l'occupazione femminile. 2 curiosità. Cosa pensa della questione morale? E secondo lei cos'è la sinistra? Guardi, dovrei stare qui almeno altre 2 ore, ma ci sono le persone che ci aspettano per la seconda. Sulla prima posso dire che la questione morale è più attuale che mai, lo è a sinistra come a destra, e noi abbiamo bisogno di rinnovare anche il metodo di selezione di una classe dirigente, parte del lavoro che dobbiamo fare anche dentro al Partito Democratico, ma naturalmente abbiamo bisogno di riuscire a contrastare quei fenomeni che abbiamo visto gravissimi e vergognosi anche nella questione dello scandalo a Bruxelles. Quando ero parlamentare europea, io ero copresidente di un intergruppo che provava a fare avanzamenti sul piano della trasparenza e del contrasto, alla corruzione, e questo passa per alcune delle misure, anche quelle che stanno proponendo oggi al Parlamento europeo, ad esempio quella di impedire che chi ha rappresentato le istituzioni e chi ha rappresentato nelle istituzioni i cittadini possa da un giorno all'altro passare a rappresentare gli interessi privati. Servono dei periodi lunghi di raffreddamento per evitare il conflitto di interessi, e naturalmente serve anche una misura di trasparenza che alcuni di noi già facevano facoltativamente, cioè quando pubblicavamo gli incontri eventualmente tenuti con i vari gruppi di interesse. Sento che ci stanno aspettando, quindi vado. Grazie. Cos'è la sinistra? È più difficile. Guardi, prima le ho detto tante cose su questo. La sinistra è quella che si batte sempre contro le ingiustizie e contro le diseguaglianze che la destra non vede, perché questa è una manovra, la prima di questo governo, che colpisce i poveri anziché contrastare la povertà. Grazie.